È stata completata la deviazione del fosso Forcone a Livorno, la parte più importante e delicata della messa in sicurezza della zona di Ardenza Sud, dopo la disastrosa alluvione del settembre 2017, dove morirono anche 8 persone. L'intervento da 10 milioni di euro ha comportato lo spostamento dell'immissione del fosso Forcone nel Rio Ardenza a valle della ferrovia attraverso la realizzazione di 3 sottoattraversamenti con scatolari in cemento armato. Al taglio del nastro per la fine dei lavori e per la riapertura della viabilità, il presidente della regione toscana Eugenio Giani, l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Monia Monni, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e Gabriele Ticci, direttore toscano di Rete Ferroviaria Italiana. Per me in 7 mesi di presidenza della regione è la terza volta che vengo a vedere con l'inaugurazione il completamento di un lavoro che dal 2017 si sta sviluppando in 4 anni con rapidità, efficacia e importanza. Penso fiume che davanti allo stadio oggi è libero, non è più ingabbiato in un sottopasso, e penso agli interventi che sono stati fatti proprio nella disciplina dei fiumi completati 3 mesi fa. Un intervento che ha visto la regione toscana impegnata insieme al Genio Civile e a Rete Ferroviaria Italiana nel miglioramento del flusso di scorrimento del fosso Forcone e del suo sbocco verso il mare. Mettiamo di fatto in sicurezza da piene oltre la duecentennale, quindi da una piena come quella straordinaria del 2017, tutto il tratto di del fiume Ardenza che va da qua dove siamo adesso fino alla foce. Quindi da oggi la città di Livorno è davvero, davvero più sicura, e credo che sia il modo migliore per ricordare anche le vittime che quell'evento causò e per fare in modo che eventi del genere non si ripetano mai più. Per creare il minor disagio possibile ai cittadini durante i lavori, il Genio Civile insieme al Comune hanno realizzato una viabilità alternativa sul Rio Ardenza. Ecco, questo intervento che era funzionale a quello che stava accadendo da quest'altra parte è servito a mantenere ad un certo livello le possibilità dei commercianti di Via Grotta delle Fate e a garantire una mobilità ideale a tutti gli abitanti della zona. Per il completamento della messa in sicurezza della zona dell'Ardenza, a giugno partiranno i lavori tra Via Grotta delle Fate, la variante Aurelia, poi quelli a valle e a monte della ferrovia fino a Via Mondolfi, infine la realizzazione del nuovo ponte a 3 ponti.